in una intuizione o percezione da parte di chi impara di essere impegnato in un lavoro per sapere perché ci si proietta professionalmente domani, ma perché si arricchisce la propria vita col bello. Quindi l'utilità sociale e la creatività sono in fondo il modo di dire delle competenze in rapporto alle conoscenze, e ancor più è il modo di spiegare perché dentro la scuola si costruisce quindi se stessi in questo modo. Ecco perché è la mia casa. Oggi non viene percepita così, perché regole esterne stabiliscono ritmi e spazi che sono estranei alla mia casa, al fatto che io ci sto dentro perché so, perché è mia, come anche di altri, ma perché è mia. Non è una caserma o un luogo di detenzione dove si danno solo ordini o si restaura una disciplina con gli ordini, ma dove si crea un'attenzione al luogo della detenzione e quindi di responsabilità condivisa. Che cosa realizza questo? Qual è il processo che porta a questo risultato, che educa? La partecipazione, che è anche il modo di concepire la società moderna e la sua democrazia, che è quella partecipata, non quella permanentemente delegante. È il mondo di oggi che sta proponendo un'altra scuola, che con quella che abbiamo ereditato non ha più niente a che fare. Bisogna studiare sapendo perché, ma bisogna provare emozioni. La mia casa è un cantiere permanente, è un laboratorio permanente, dove si costruisce il sapere, o da soli o insieme, anzi, e da soli e insieme. Io vi sto annunciando, come voi sentite, in forma sloganistica, una serie di apporti che la dottrina ha già costruito, spesso spezzettatamente, ma sono convinto che se noi non facciamo uscire dal nostro lavoro un'idea sistematica di scuola, per far capire dove sta la differenza rispetto al passato, che è appunto in questo convergere di diversi aspetti, beh, allora noi non avremo un successo e ci fermeremo ai progetti, per quanto affascinanti e interessanti per ciascuno che si sia. Io credo che noi dobbiamo proporre ai nostri enti locali e al nostro Stato di prendere un po' di suppellenti, che si chiamano banchi, cattedre, e che li vendano ai robivecchi. Un giorno faremo un corteo, forse a Firenze, per chiedere che siano vendute queste suppellettili ai robivecchi e che si comprino altri edifici, quelli si affittino a farne altre cose. Non dico di distruggere col piccone, dico che non ci servono più quegli edifici dove c'è una rigidità imposta dall'alto che rende estranea la mia casa a me stesso, a chi impara. Noi non vogliamo una scuola povera fatta solo di stipendi. Com'è pensabile un luogo dove si costruisce il sapere che si limita soltanto ad un aspetto per quanto essenziale? La mia casa deve essere ricca, deve avere di più di ciò che serve immediatamente, dell'essenziale, perché il luogo dell'apprendere, lo spazio è determinante, flessibile, articolato. Perciò chiediamo che non ci siano più, certo si può, poi si farà un piano pluriennale, poi si, quello che si vuole, ma bisogna partire da ora a richiedere questa come una necessità, se no non si esce dalle graduatorie dell'OCSE, non si esce dal degrado progressivo, che noi stiamo perdendo terreno nel mondo e non possiamo accettarlo in città come Firenze, in paesi come l'Italia, di essere in coda alle graduatorie. Abbiamo bisogno prima di spazi adeguati, attrezzati. Si sono fatte le scuole e non le biblioteche. Perché cosa servono i libri in una biblioteca? Perché nessuno deve andare a consultarli quando tutto è regimentato in quel modo. Pensate quanto è assurdo visto da fuori, senza un laboratorio dove si sperimenta l'apprendimento, senza una sala di musica, senza una palestra effettivamente tale ovunque, senza i momenti del video, senza il teatrino, senza la danza, senza le varie tecnologie, senza queste cose la scuola non la vogliamo. Deve cambiare profondamente questo impianto, radicalmente. Non si può progettare senza avere in testa questo tipo di casa. E ci vuole energia nel dirlo, come vedete a me anagraficamente non manca, quindi sono in grado di poterlo impegnare se c'è qualcosa di...
Costa questo, sì, si paghi, si tolga ad altri settori del bilancio dello Stato, non si vada in debito o in deficit, tutte e due, però si paghi, perché la società di questo ha bisogno. Il contadino nel momento duro risparmia, 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 non ha mai risparmiato sulle sementi. Noi siamo le sementi e lì va investito. Lo dico col cuore, voi sapete che non faccio polemica, non faccio polemica. Avanzo un modo di concepire questa nuova scuola. Dobbiamo, come direbbe i pedagogisti, allargare l'offerta formativa. Perché la scuola è il formale e il non formale, il non formale sta fuori quando occupa il 70%? Nella scuola si mischiano formale, non formale e informale. Si mischia la mattina e il pomeriggio, lo dirò fra un attimo. Si mischia l'attrezzatura e non soltanto la lezione o l'interrogazione. Tutto ciò che stimola. Raccontatele queste esperienze che avete fatto anche nella giornata odierna, raccontatele, però inserendole possibilmente nel modo in cui esse possano portare al sistema. Io ho visto, parlando di spazio, Fauglia, questa aula delle elementari con i cinque tavolini, con cinque e i bambini intorno, e l'insegnante che saltellava quella che era fantastica, poi spesso non la confondevo con i bambini perché non stava sulla cattedra, non marcava la distanza nella comunicazione dialogica con colui che deve stimolare, essendo l'allenatrice che deve stimolare chi fa, chi realizza il suo cammino, il suo percorso. E insieme allo spazio il tempo, quella visione del tempo al mattino, quelle ore, un'ora separata dall'altra, quel ritmo, non ci appartengono più. Anche qui bisogna introdurre una trasformazione profonda. Perché c'è un curriculare e il resto non conta? E sono le mamme che al pomeriggio talvolta devono portare i ragazzi e i bambini ad integrare le proprie conoscenze, che li tengono assolutamente indispensabili, e la scuola si estranea completamente da tutto questo. Dove sta la ratio di una soluzione di questo genere? Certo, ci vuole un core curriculum, certo, ci vuole qualche cosa che non può mancare e che qualche volta è un po' indigesto. Lo sappiamo benissimo questo, anche scalare una parete di ghiaccio, anche andare per mare, anche fare una partita di pallone, fatica ed è indigesto, però si fa, perché piace, e perché c'è una motivazione. Allora, noi abbiamo bisogno che si impari bene la lingua, che sì, certamente non partendo dalla grammatica, arrivandoci, abbiamo bisogno di imparare la matematica, le scienze, la storia, la letteratura, la filosofia, le tecniche e così via, tutte queste cose, che si pratichi l'arte, che si pratichi l'esperienza scientifica, oltre alla dottrina, alla teoria, però nella mia casa il mattino e il pomeriggio si integrano e non attraverso organici stabili, in una ricchezza di apporti, in uno scambio costante con il contesto che influisce non soltanto lo Stato e che scambiano non solo la mattina e il pomeriggio, ma l'inverno e l'estate, come ho detto. Anche il tempo diventa una caratterizzazione di questa scuola. E nella mia scuola si studia perché non si studia soltanto, perché si prova, si ricerca, si discute, si risponde responsabilmente dei risultati, ci si diverte a scoprire, a osservare il cielo, a suonare. Il tempo scuola deve essere più lungo e non distinguiamo. Ci penseranno poi i ragionieri, ci penseranno poi gli amministrativi, ci penseranno poi le norme a stabilire quali sono i rapporti dove si trovano i quattrini. Però non c'è dubbio che questo elemento di divisione dell'essere umano, nel momento in cui apprende e nel momento in cui non apprende, che è una negazione della stessa fisiologia, neurofisiologia, che è una negazione di quanto la scienza ci ha detto sia il processo di apprendimento. E questo significa affrontare di petto il curriculum e l'epistemologia. La scuola è il luogo dei problemi, non delle nozioni soltanto. Ma perché si deve insegnare una materia dal punto di vista di chi ha sistematizzato quella materia e non dal punto di vista di chi impara? Si tratta di imparare, non di far proseguire la scienza in quella disciplina, che pure è sacra come scienza. E questa mancata contaminazione dell'aspetto dell'apprendimento sull'organizzazione dello stesso da parte di chi ha organizzato la scienza è un grave errore.